There'll be no one unless that someone is you. E vabbè, io inizierei con la domanda, cioè, consuetudine, cioè, come butta Bucolic Party? Cioè, come va? Come va? Che fate? Che state combinando? Perché facciamo? No, ci sono al giro, siamo tutti, ci siamo incontrati in conservatorio. Sì, no, questo dopo. No, questo dopo. Dico, state producendo il prossimo album, suonate per strada. Stiamo suonando un po' in giro, ci stiamo portando in giro il nostro repertorio, che è trovabile nel nostro disco, abbiamo fatto un disco. Quindi siamo nel post-disco, che è diciamo come una malattia, dopo un po' ne devi guarire. Tipo post-sbordo. Esatto. Giustificate il fatto che stai prendendo la morfina, giustificate così, esatto. La malattia, è giusto. Esattamente. Ma dove suonate in genere? Cioè, Toscana o uscite anche? Siamo stati anche a Roma l'anno scorso, principalmente adesso siamo a Firenze, in Toscana e di fuori. Siamo stati venerdì scorso al Jazz Club, dove torneremo, siamo stati allo Skate, dove torneremo prossimamente. Vabbè, vi date da fare. E questo è un pochino. Io volevo iniziare dalla vostra bio, trovo su Facebook, sì. Perché c'è un biglietto a visa importante. È piuttosto imbarazzante. Però è molto curata. Cioè, nel senso, già nelle bio sono il gruppo è fatto da Marco Tizio, invece grazie. Mentre invece io e qui cito dai passaggi. Venite un po' da risse e rapporti anali passivi, forzati, pompine a vicenda tratti da Pulp Fiction, trombai e Villa Fava. C'è un perché a tutto. Il tutto è giustificato sempre dalla morfina di cui parlavamo prima. Ma è facile dare la colpa alle droghe, è molto facile, molto facile. Diciamo che questo è tutto il gioco su cui si fonda il gruppo, adesso tornando un attimo serio. Lo scherzo, noi fondamentalmente siamo dei cazzoni. Sì, perché c'era anche a cazzo duro. Cioè... Esatto. Sono tipiche e giustifichiamo la nostra stupidità con dei pezzi arrangiati decentemente. E la Villa Fava invece è il conservatorio, che si chiama Villa Favard. Da lì il gioco è facile, ci metto un attimo. È un secondo. Sono due lettere, vedrai. Ecco, questo è molto importante. Io la vorrei ogni storytelling. Grazie, questo è molto bello. Vabbè, ricordo che stanno suonando un pianoforte che si è scordato, appunto, cioè proprio si è dimenticato tutto. Esatto. Però insomma è da lì che si vede l'estro e il virtuosismo dei musicisti. Bravo. E adesso appena la delegazione americana ora si alza. Un saluto, vai, grazie. Purtroppo dobbiamo interrompere il concerto. Bucolic Party tentano l'approccio, si muovono sulla fascia, l'approccio sfuma, purtroppo. Ci vediamo in America. E vabbè. Tutti i discorsi in inglese. Beh, poi ci parlerete delle vostre conquiste, gruppi. Però, io direi che partiamo il primo pezzo. Partiamo col primo pezzo, voglia. Poi dopo ci teniamo un po' a chiacchierare. Titolato Le Moraliste. In gergo fa anche tona, e fa sacchi. È tutto in uno. Prego, prego, c'è uno. Fai tutto bene. Si vede? Vai. Delirio. Thank you.
10. There'll be no one unless that someone is you.